presidente Profumo ci ha consegnato una ricetta per il nostro futuro. E allora coi presidenti abbiamo ritenuto subito che il nostro compito di oggi potrebbe essere quella di costruire un bugiardino dopo la ricetta. Il bugiardino delle fondazioni. Una sorta di istruzioni per l'uso che ci diano quelle indicazioni utili, come abbiamo sentito in questi due giorni, a maneggiare con la dovuta cura il futuro che ci aspetta. E allora se voi prendete il bugiardino, beh, cosa trovate? Trovate la composizione, la posologia, le dosi e gli effetti indesiderati. Sulla composizione chiederò ai nostri presidenti di iniziare il proprio intervento ricordando il numero di interventi fatti dalle loro fondazioni negli ultimi 30 anni, l'ammontare complessivo di quegli interventi e il bacino di abitanti, gli utenti che hanno potuto godere di quegli interventi. Ecco, questi tre numeri sono una sorta di marchio di fabbrica di quella che è l'attività delle fondazioni e mi sembra un buon punto di partenza per mettere subito in chiaro come viene inteso in fondazione il rapporto fra attività e territorio. Con quei numeri lì avremo un quadro ben caratterizzato. Quindi questo sulla composizione. Poi abbiamo la posologia. Quando prendiamo le fondazioni? È emerso in questi due giorni che c'è un passaggio nel quale non possiamo non prenderle, ogni volta che si può dare un contributo per far succedere le cose. Perché la sintesi di questi due giorni di lavoro è la forte richiesta di qualcuno che possa contribuire a far succedere le cose. E in questo ci identifichiamo perfettamente, perché è quello che facciamo ogni giorno. È il mestiere che sappiamo fare meglio. Poi abbiamo le dosi, beh, massicce, dose massicce, non serve neanche che ci parliamo. Effetti indesiderati. Per statuto, presidenti, dovremmo dire nessun effetto indesiderato. Però io vorrei approfittare dell'occasione, perché ieri mi hanno colpito molto un passaggio del vicepresidente Cavicchioli, vorrei fare mie le sue parole, dove lui ricordava con forza di non dimenticare mai che le fondazioni non sono sostitutive di alcuno. Mai. E la seconda cosa, una sorta, se posso permettermi, di richiamo, è vero che dobbiamo cambiare, che dobbiamo evolvere, ma l'invito è a gestire con grande attenzione l'evoluzione che ci aspetta, senza correre il rischio di snaturarci, di fare mestieri che non so se sappiamo fare, ma so benissimo i mestieri che sappiamo fare, che abbiamo sempre fatto e dobbiamo essere considerati per quei mestieri lì. Dobbiamo continuare a fare quello che sappiamo fare bene. E allora, se queste sono le indicazioni dell'uso, io inviterei i presidenti a valutare i prossimi 30 anni scegliendo fra i tanti pilastri possibili, tre. Vi do i titoli. Pilastro numero uno, sistema per 30, da qui a 30 anni, non da qui a 30 anni. Pilastro numero due, locale per 30. Secondo giro di tavolo, una cosa alla quale ci tengo in modo particolare, pilastro personale. Sempre per 30, chiederemo ai presidenti se potessero scegliere una cosa alla quale può partecipare la Fondazione che auspicano possano accadere nei prossimi 30 anni, lo esprimiamo oggi e magari può diventare un riferimento per tanti di noi. Allora, primo tema, sistema per 30. Sempre ieri il presidente Profumo ha raccontato in modo eccezionale il momento, lasciatemi dire, magico che il mondo delle fondazioni sta vivendo in termini di riconoscimento del ruolo. Ma c'è stato un passaggio in particolare che mi ha molto colpito e che fa una sintesi straordinaria di quello che è il contesto che col loro lavoro sono riusciti a creare. A un certo punto il Presidente si è chiesto: ma perché ci chiamano? Allora io, se potessi esprimere un desiderio, mi piacerebbe tanto
che quella domanda lì, ma perché ci chiamano, ci accompagni nella nostra quotidianità. Che quella domanda lì duri per i prossimi 30 anni, ma soprattutto che fra 30 anni ci siano le condizioni perché noi si possa ripetere quella domanda lì. E questo dipende solo da noi, perché dipende dalla coesione del sistema, perché dipende dalla volontà che abbiamo di creare una coscienza collettiva condivisa. Dipende dall'aver ben chiaro che partecipare a un sistema di rappresentanza significa anche sacrificio, ma significa soprattutto avere una visione sola, quella collettiva. E a questo proposito non dimentichiamo che abbiamo vissuto, anche in un recente passato, dei contesti nei quali la prima domanda che ti veniva da farti era perché non ci chiamano. Oggi abbiamo un grandissimo patrimonio. Lo abbiamo nelle nostre mani, è frutto di tanto lavoro, dipende da noi riuscire a mantenerlo almeno per i prossimi 30 anni. E do il via con Marcello, dai, cominciamo da te. Primo, Marcello, ci parli sistema per 30 anni. Non avendo la palla di, no, tu di hai cristallo già di vetro. Tu hai già sbagliato. No, aspetta. Marchio però, di fabbrica. Marchio di fabbrica. Ti dico, arrivo al marchio di fabbrica. Non avendo quella, ovviamente che sarebbe perfetta, bisogna appellarsi secondo me a due cose per cercare di vedere qualcosa in avanti. Un po' di esperienza da un lato e soprattutto rifarsi agli ideali. Quindi secondo me questa seconda parte dobbiamo coniugarla un po' stamattina. Allora, prima di tutto hai detto vogliamo i numeri, no? Quindi l'esperienza della Fondazione Castro di Pagliuca, 30 anni, è quella di avere erogato, tu mi hai chiesto un dato preciso, io vado largo circa, perché 530 milioni di euro. Ovviamente al netto dei contributi non usufruiti, su questo sono onesto, e quindi abbiamo dedotto, quindi deliberati, ma anche usufruiti, non solo deliberati. 530 milioni, circa 16.000 interventi su una provincia che ha circa 380.000 abitanti. Quindi se fate la divisione sono circa 1.380 euro ad abitante, che insomma non mi sembra una situazione abbastanza privilegiata. Quindi questi sono i dati. Ora, 16.000 interventi non vuol dire 16.000 beneficiari, sia ben chiaro. I beneficiari forse è difficile stimarli perché un dato così non è che sia facile tirarlo fuori, soprattutto per i primi anni, ma dovremmo essere circa 2.000 i beneficiari effettivi. Insomma, quindi dà un'idea di una provincia che da sotto questo punto di vista credo che debba ritenersi abbastanza fortunata. Veniamo agli ideali e quindi sistema. Secondo me gli ideali principali per poter avere una visione, se non di 30, insomma, speriamo più lunga possibile, sono sostanzialmente due. Uno, hai detto, non dobbiamo essere sostitutivi, uno ci prova tutti i giorni, anche se qualche volta arriverebbe voglia, però sappiamo che non lo possiamo fare. E quindi dobbiamo essere sussidiari. Ci aggiungerei un aggettivo. Proviamo ad immaginare anche una sussidiarietà mutualistica. Io credo che le fondazioni per fare sistema debbano ancora porsi ancora di più il tema di come poter essere utili a quelle parti del paese dove praticamente quei numeri che dicevo prima non sono possibili. E più lo fa, secondo me, più ha le possibilità, è vero, da una parte continueranno a cercarci sempre di più, ma accrediteremo ancora di più nel sistema Italia la centralità delle fondazioni di gestione bancaria nel ruolo specifico sussidiario, come abbiamo detto. Questo è un ideale, dovrà essere fatto, se sarà possibile, oltre a ciò che viene già fatto, non dico che oggi non si sta facendo niente da questo punto di vista, però secondo me dovremo fare ancora di più,
magari individuando un settore, due settori, non lo so, nel quale poterci, insomma, impegnare tutti quanti. Forse è una cosa che non piacerà a tutti, però secondo me è un ideale che dobbiamo assolutamente perseguire. E sul locale, poi mi chiedo, una parola, perché gli ideali si esprimono con parole, affinché non sia solo... Noi dobbiamo continuare ad ascoltare. Quindi l'ascolto sul proprio territorio è assolutamente... Non dimentichiamo mai di ascoltare. Poi dobbiamo anche essere autonomi, ma quello, se possibile, ne parlo nel secondo giro. Marcello, grazie, sei d'applausi, perché il tuo riferimento agli ideali e la capacità di ascolto, io credo, abbiamo già costruito mezza casa per i prossimi 30 anni. Cristina, se vuoi arrivare al tetto della casa, se serve una mano. Sì, mi sentite. Allora, intanto grazie a Stefano per questa opportunità offerta alla nostra fondazione e grazie al presidente Morandini che con la solita leggerezza ci ha introdotto questo argomento che però ovviamente è un tema cruciale e strategico, no, per la nostra attività. Io innanzitutto vorrei partire da questi dati perché mi sembrano abbastanza emblematici. Quindi nei 30 anni della nostra attività, dal 1992 al 2021, abbiamo finanziato 6.500 interventi per un totale di 300 milioni di euro, con una media annua quindi di circa 10 milioni, e pro capite per abitante 650 euro. Quindi questo è un po' i dati relativi alla nostra fondazione, suddivisi ovviamente per area di intervento, tra cui quella che ha rivestito un ruolo principale in questi ultimi 10 anni è stato quello dell'arte e la cultura, perché ovviamente il nostro territorio è particolarmente vocato alla cultura, alla valorizzazione del territorio che passa attraverso l'ambito culturale. Ecco, io ragiono su un tema secondo me emblematico che tu citavi, cioè quello del sistema, no? L'abbiamo detto in molte occasioni in questi 2 giorni. Ovviamente il sistema significa saper mettere in rete i soggetti, significa saper dialogare con le istituzioni, ma sappiamo che una buona programmazione da parte delle istituzioni, una buona imprenditoria sul territorio, delle valide idee, se non sono messe insieme da dei soggetti che le aiutano a fare rete, non producono i risultati sperati. Per cui questo è stato un po' il ruolo che la nostra fondazione ormai da qualche anno ha iniziato a intraprendere, seguendo ovviamente quello che era un po' l'andamento che tutto il mondo delle fondazioni sta seguendo, e pertanto non è più solo un mero ente erogatore di risorse, ce lo siamo detti tante volte, ma stiamo diventando sempre di più un modello da seguire, ovvero un modello che cerca di catalizzare non solo altre risorse ma le energie del territorio e che in qualche maniera proprio faciliti la costruzione di reti. E pertanto questo secondo me è quello che noi dobbiamo far proprio per i prossimi anni, lavorando a finanziare non più solo progetti ma secondo me programmi, e quindi sostenere quelli che sono gli obiettivi strategici futuri, lavorando su quelli e quindi non più forse solo progetti ma sistemi più complessi che mettano insieme pubblico e privato, appunto come diceva Marcello, senza mai sostituirci alle istituzioni, sia perché non è il nostro ruolo, non ci spetta, sia perché non ne avremmo neanche le risorse onestamente per poterci sostituire alle istituzioni pubbliche. Quindi dobbiamo mantenere il nostro ruolo, anche se effettivamente a volte la tentazione è alta, però lo dobbiamo fare appunto come cerniera tra i vari soggetti. Parto da quello che abbiamo in pipeline, così si dice, sul nostro territorio, per scendere a livello locale, per non citare le iniziative di sistema che ci riguardano, magari lo faccio un po' più velocemente, che riguardano in primis la nostra conferitaria, perché comunque abbiamo sostenuto tutti gli aumenti di capitale, ce ne sono stati 3 in questi ultimi 10 anni per circa 60 milioni di euro, per cui abbiamo comunque contribuito a sostenere il sistema in termine più ampio della parola. Così come abbiamo approfittato diversi anni fa dell'aumento di capitale CDP per sottoscrivere appunto un'importante partecipazione, allora di circa 60 milioni, e pertanto siamo quindi diventati azionisti CDP. Diventare azionisti CDP non significa avere solamente una partecipazione strategica in portafoglio, però vuol dire invece perseguire obiettivi che sono molto simili a quelli del mondo delle fondazioni, per cui significa attivare sinergie e collaborazioni anche in questo caso. Per cui, oltre ad aver aperto il punto CDP a Perugia, che sta
tra l'altro funzionando molto bene, è ospitato presso gli spazi della nostra fondazione. Abbiamo anche qualche anno fa attivato iniziative di social housing. Abbiamo messo capitali, competenze, energie, abbiamo da poco inaugurato quasi il terzo di 5 iniziative che stanno andando molto bene perché coprono quella cosiddetta area grigia che non è coperta di persone, diciamo, che hanno delle fragilità economiche, quindi come si diceva ieri, le nuove famiglie, le persone separate con figli a carico, gli anziani soli, le giovani coppie. Che hanno appunto questa esigenza abitativa. La nostra fondazione non si è fermata a finanziare l'infrastruttura, ma si è anche occupata di dare contenuto e quindi abbiamo iniziato ad attivare una serie di progettazioni, tra quali una ha vinto anche un riconoscimento ministeriale, che è quella che riguarda appunto un progetto di intergenerational housing, che ha vinto questo, è stata selezionata anzi nell'ambito del programma ministeriale per l'innovazione sociale e che prevede appunto la costituzione di un welfare generativo, quindi tra generazioni costruire una piccola comunità che tra di essa collabora e costruisce appunto il futuro. Per cui a livello diciamo più territoriale, oltre al rapporto ampio con CDP, abbiamo iniziato a lavorare su altre progettualità altrettanto importanti, non posso citare tutte perché non facciamo in tempo, però come ruolo di cerniera in pipeline abbiamo l'idea di lavorare anche sui NEET. I NEET cosiddetti, quindi sono giovani che non sono in cerca di occupazione, non hanno un'occupazione, non sono in un percorso formativo, nel nostro territorio sono 35.000 e quindi rappresentano il 25%, è un dato disarmante. E di fronte a questo problema ovviamente noi abbiamo voluto dare una risposta. Questa risposta è venuta in collaborazione con un progetto sperimentale con due diocesi e ARPAL. Voi pensate mettere insieme allo stesso tavolo l'Agenzia regionale per le politiche del lavoro e le diocesi. È stato un lavoro molto complesso, è durato circa un anno e abbiamo chiamato questo progetto orientarsi a partire da sé, che significa cioè recuperare prima la persona e dandogli la possibilità appunto attraverso l'orientamento, quindi un team di professionisti di recuperarsi come persona per poi attivare tutti quelli che possono essere i processi di ingresso al lavoro attraverso formazione, voucher eccetera. Prego. Oh Stefano, ti sei accorta? È la prima volta che non richiamo il fondamentalismo sul rispetto dei tempi, però sono stati bravissimi, si vede che se lo ricordano dalle volte precedenti, ecco vi prego solo di stare attento. Carlo, vorresti parlare tu adesso? No, vado da Mario. E allora, segnatevi, due interventi, ci sono già quattro parole chiave che possono dare un grosso contributo alla costruzione dei prossimi 30 anni, perché abbiamo ideali, ascolto che ha detto Marcello, programmazione e reti che ha detto Cristina. Siamo messi bene. Mario, adesso ti tocca aggiungere qualcosa. Beh, ci sarebbe tanto da aggiungere, però no. In pochi minuti francamente è quasi impossibile, però cerco di essere molto molto essenziale. La prima cosa è questa, la Fondazione Banca del Monte di Lombardia ha sede a Pavia, ma storicamente deriva dalla unione dei due monti di Pavia appunto e di Milano. Quindi il territorio privilegiato dalla Fondazione è quello di Milano e Pavia. Dico questo perché i dati che tu hai chiesto circa gli interventi, posso dare quelli relativi evidentemente al numero degli interventi e ai valori che sono più o meno quelli che diceva la collega, 5.500 per malcontati 300 milioni in questi anni, però se lo devo dividere per gli abitanti capite bene che è Milano e quindi divento poco competitivo. Per te cambiamo schema. Divento poco competitivo e non lo dico. Cambiamo però schema. C'è un aspetto importante che volevo sottolineare quanto al discorso che tu hai provocato. Faccio un riferimento solo perché è molto significativo. Nella città di Pavia c'era da anni un'area industriale dismessa nel pieno centro di Pavia, a fianco alla stazione e vicino al complesso, diciamo, medico di Pavia. Questa area dismessa era una vera e propria ferita per la città.
La fondazione l'ha acquistata da un fallimento, l'ha bonificata dopo traversie che in questo paese potete immaginare cosa ha significato. Tutto l'intervento di acquisizione, bonifica, adesso di restituzione all'uso civile di questa enorme area è costata qualcosa come 40-45 milioni. Ora, quanto vale questo? In termini economici vale quello, 40-45 milioni, ma per Pavia è incalcolabile, è inestimabile l'intervento della Fondazione, fatto evidentemente senza alcuna finalità speculativa, ma semplicemente per recuperare un'area e riqualificarla secondo i nuovi criteri. Detto questo, però, siccome io devo pensare ai prossimi 30 anni, ed è bello fare questo discorso per chi fra 30 anni può ricordarsi, e quindi ci illudiamo che ci sia qualcuno, che però volevo, ci tenevo a tratteggiare un profilo che per me è fondamentale, e cioè le fondazioni di origine bancaria non possono trascurare la tutela del mercato bancario italiano, nazionale. La Fondazione Banca del Monte Lombardia dal 1992 in avanti ha assecondato tutto il processo di concentrazione e di consolidamento. La Fondazione Banca del Monte Lombardia con gli amici di Cuneo ha dato luogo alla BRE, la BRE poi è stata integrata in Banca Lombarda, la Banca Lombarda poi è stata integrata in UBI, UBI adesso è confluita in Intesa. Tutto questo percorso è stato un percorso assolutamente virtuoso e si badi, nell'interesse nazionale. La Fondazione adesso è socia di Intesa, è chiaro, con una piccola quota dello 0,40, ma Intesa è il colosso che è rispetto. Ma voglio sottolineare che quando si parla di rapporto tra fondazioni di origine bancaria e banche, qui scontiamo ancora chissà perché colpe inesistenti. Perlomeno per il sistema, lasciamo perdere i singoli casi e lasciamo perdere, però qui ci sono state fondazioni che hanno tutelato la società italiana tutelando il sistema bancario italiano. E questa è una prospettiva che deve valere per il futuro, deve valere per il futuro, perché io non mi rassegno al fatto che le banche italiane, le grandi banche italiane siano soltanto preda di fondi speculativi. Non mi rassegno al fatto che il mercato sia soltanto quello dello short term. Io voglio ancora pensare che il mercato bancario italiano sia animato da una prospettiva di long term, di sostenibilità. E chi meglio delle fondazioni? Certo, nel loro ruolo, nel rispetto assoluto delle prerogative di governance, le fondazioni devono essere solo soci, devono essere solo investitori e devono essere anche attente nel futuro al giusto ritorno economico. Ma il giusto significa evidentemente sostenibile. Chiaro. E questo è un aspetto che io vorrei sottoporre agli amici qui presenti, perché troppo spesso vi è ancora, come dire, un qualche cosa che rimanda a stagioni passate in cui le fondazioni venivano viste come demoni. E non sono più demoni, anche per quanto riguarda, diciamo, il rapporto con le banche. Per il momento mi fermo qui. Perché... Grazie Mario, ti ringrazio di cuore, perché per Mario è il debutto, la prima volta che gioca assieme a noi, quindi ti ringrazio del contributo. Se posso, le tue due parole da aggiungere alla costruzione della casa sono proprio quelle del recupero e della restituzione. Per quello che riguarda l'attività che ci possiamo, al di là della parte strategica che hai trattato nella seconda parte del tuo intervento. Adesso veniamo a Carlo. Come la vedi? Allora, Fondazione Montepaschi, diciamo, noi compiremo il trentesimo anno, il trentesimo compleanno nel 2025, quindi siamo ancora un po' più giovani. E questa vita, questa gioventù va divisa in due parti, diciamo i primi 20 anni, che sono stati per certi versi anni splendidi, poi vi dirò i dati, e circa 20 anni è arrotondo, insomma. E poi invece la seconda parte, che sono stati
diversi, diciamo così. Allora, complessivamente i dati sono molto roboanti, se vogliamo, oltre 1,5 miliardi di erogazioni, quasi 10.000 interventi in un territorio, la provincia di Siena è circa di poco meno di 250.000 abitanti, quindi i conti fateli voi. Devo dire che alcuni di questi interventi sono stati anche addirittura a livello internazionale, quindi diciamo la platea è un po'. Però questo dato va depurato, come vi dicevo, cioè nei primi 20, queste cifre sono relative soprattutto ai primi 20 anni, negli ultimi anni invece siamo intorno a 28 milioni, cioè dal 2015 in poi al 2020 sono 400 interventi per circa 28 milioni, che sono sempre, diciamo, qui è molto più stretta la provincia, esclusivamente la provincia. Quindi questa è un po' la nostra, diciamo, la nostra caratteristica, diciamo, la posologia, no, la composizione, questa l'avevi chiamata. Ma sul resto del bugiardino, io direi che sono state richiamate molte cose in questi due giorni. Uno dei temi che mi pare la professoressa De Romanis ieri ha parlato di fragilità. Io non vorrei essere, come dire, portare elementi di pessimismo. Su questo bisogna stare un po' attenti, secondo me. Io noto che la fragilità potrebbe, no, essere un virus che potrebbe contaminarci, quindi attenzione a questo in tanti punti di vista. Come aspetti rilevanti, io direi che l'ascolto, giustamente diceva Marcello, noi abbiamo nel 2019, io sono stato eletto nel 2018, nel 2019 il nostro organo di indirizzo definì una strategia, cioè che era quella, anziché di operare, diciamo, anno per anno o anche a respiro più breve, con un respiro più ampio, a medio termine. Ora, te parli dei 30 anni, poi mi immagino nel secondo giro ci chiederai cosa ci aspettiamo nei prossimi, però forse 30 anni sono effettivamente troppi, no? Però il ragionare per i prossimi 10 anni credo che dovrebbe essere la nostra. Noi, dicevo, nel 2019 lanciammo un progetto Siena 2030, lo lanciammo insieme alle altre istituzioni del territorio, perché questo è un altro elemento, è un elemento fondamentale, cioè la lettura, l'ascolto, la lettura del territorio va fatta insieme, cioè non è monodirezionale, cioè è con tutti, diciamo, gli attori, e questo credo che ci aiuti, che ci debba aiutare ad avere una visione, cioè in questi anni, 30 anni, naturalmente oggi una persona di 30 anni è giovane, no? Ecco, quindi noi lo siamo, se vogliamo, però voglio dire, quanti cambiamenti ci sono stati? Allora noi dobbiamo imparare a leggere e possibilmente anticipare i cambiamenti, perché altrimenti rischiamo di correre dietro ai problemi, e questo è un elemento della fragilità a cui accennavo prima. Rischiamo di correre dietro ai problemi e rischiamo poi di arrivare, no, in qualche caso con il fiato corto. L'altro aspetto fondamentale, secondo me, è il sistema. Noi stiamo facendo delle grandi operazioni di sistema, a mio avviso. È stato ricordato ieri dal presidente Profumo, mi sembra 800 milioni sul tema della povertà educativa, che al quale importo vanno sommate le cifre e dei progetti che come fondazioni di tutto il territorio abbiamo aggiunto. Non lo so, sarebbe interessante questa stima, io non ho idea, ma probabilmente si raddoppia minimo questa cosa. Ecco, questo credo che sia un elemento di grande forza, e se l'abbiamo fatto su un tema sensibilissimo, quello dei ragazzi, dei giovani, ma mi stavo per dire dell'infanzia, dell'adolescenza, insomma, che è certamente un elemento di grandissima delicatezza. Credo che dobbiamo provare a sforzarci a farlo anche in altri settori, e qui, insomma,
io faccio il coordinatore anche della consulta regionale, mi sembra che questo sia uno strumento da valorizzare ulteriormente, no? Cioè quello di riuscire a livello regionale, no, a fare un po' sistema anche fra di noi. Chi lo disse ieri non mi ricordo, l'Italia è il paese dei mille campanili, figuratevi la Toscana, voglio dire, cioè siamo Siena, poi parliamo. Ma credo che ci dobbiamo sforzare in questo senso, noi stiamo tentando di fare qualcosa, Marcello lo sa, nel campo del turismo sostenibile, che è credo un elemento, ci dobbiamo investire, ecco, questo secondo me è fondamentale. Grazie Marcello, se mi permetti le tue due parole chiave sono lettura e sistema, all'interno delle quali rientra anche la capacità di interpretare e contrastare le fragilità. Ad Andrea lascio l'ultimo scatto dell'ultimo giro di questa tavola rotonda, sempre sul sistema per 30. Intanto ringrazio Stefano Gaspari, ringrazio l'Acri, ringrazio Beppe per l'invito a questa tavola rotonda e soprattutto a queste due giornate di approfondimento che dimostrano come il confronto all'interno del mondo delle fondazioni sia sempre un confronto necessario e importante. Perché di qui nascono le idee e di qui nasce la capacità di fare sistema per rispondere subito a quello che chiede Beppe. Allora io credo che per dare uno sguardo al futuro si debba sempre partire dallo sguardo nel passato, perché è dal passato che si comprende come ci si potrà muovere nel futuro. Il passato ci insegna, ci dà lezioni, ci spiega quali sono anche gli errori che si possono evitare nel futuro. Allora se guardiamo al passato, cioè i 30 anni precedenti, dobbiamo soprattutto sottolineare come per guardare al futuro, e chi è partito allora ha guardato, ha saputo guardare al futuro, bisogna avere una capacità di visione, è quella che caratterizza le scelte importanti, cioè saper vedere quello che può essere il progresso, il futuro, i progetti che possono svilupparsi nel futuro. Ieri Giorgio Righetti ha ricordato una frase del presidente Guzzetti usata al congresso di Parma a proposito della riforma Amato, ha parlato di parto gemellare. Beh, io ricordo che uno dei due gemelli, cioè le fondazioni, fu disconosciuto subito dal padre che parlò di mostro giuridico, quindi le fondazioni sono partite da un disconoscimento di paternità che non è una cosa semplice da affrontare nella vita di una persona. E di lì sono riuscite però ad affrancarsi rispetto a questo, anche dei pregiudizi che hanno caratterizzato sempre le fondazioni, che erano viste all'inizio addirittura come una sorta di comitati di beneficenza delle casse di risparmio, negandone anche quasi il ruolo e negandone non solo l'esistenza e validità giuridica ma anche il ruolo. E quindi vuol dire che il percorso che è stato intrapreso è stato un percorso importantissimo, perché di lì non solo si sono riabilitate agli occhi del padre, magari con una riabilitazione tardiva da questo punto di vista, ma sono state capaci di dare a se stessi non solo una forma giuridica anche attraverso delle lotte importanti, ma soprattutto di dare dei ruoli, capacità anche di avere un ruolo sui territori, ma anche capacità di fare sistema. Oggi noi parliamo di Cassa Depositi e Prestiti, molte fondazioni, moltissime sono azioniste di Cassa Depositi e Prestiti. Ebbene, la prima grande operazione di sistema è stata proprio quella. Quando la norma ha trasformato la Cassa Depositi e Prestiti, l'ingresso delle fondazioni è stato importantissimo ed è stato uno dei primi grandi progetti di sistema in cui le fondazioni hanno dato vita, da questo punto di vista, a un gruppo omogeneo che è, come ci ha ricordato oggi il Presidente, che è stato capace anche in parte di modificare il DNA della secolare Cassa Depositi e Prestiti, portandola sui territori, coinvolgendola in progetti, mi riferisco per esempio al social housing, che nascono dalle fondazioni e trovano nella Cassa Depositi e Prestiti un investitore importante ed attento. E non è l'unico caso, oggi abbiamo sentito parlare, oggi la Cassa Depositi e Prestiti è un laboratorio da questo punto di vista importante per il Paese, di investimenti per il Paese, a cui le fondazioni, anche tramite gli esponenti che nel comitato di supporto, nel Consiglio, danno un contributo importante, danno veramente, partecipano in maniera... Ecco, questa capacità di fare sistema non nasce adesso, nasce in questi anni, e noi dobbiamo essere capaci di riproporla
in prospettiva futura. E altri sono gli esempi, perché il fondo di contrasto alla povertà educativa, 6 di novembre, perché ce lo sta riconoscendo anche, ormai anche lo Stato, il 6 di novembre l'articolo 29 del decreto legge 152, come ricordava Giorgio Righetti, ha introdotto il fondo per la Repubblica Digitale, che sarà un fondo alimentato dalle fondazioni, riconoscendoci questo ruolo. Ecco, allora in futuro in che modo possiamo fare il sistema? Oggi il Presidente Guano Tempini ha ricordato come le fondazioni possono avere un ruolo anche per l'attuazione del PNRR. Ecco, lì bisogna fare molta attenzione e non commettere l'errore che qualche volta ci è stato rimproverato di invadere campi altrui o di svolgere ruoli che non sono propri delle fondazioni. Cioè, e mi spiego meglio, non è che si abdichi in questo senso avere dei ruoli, però bisogna avere anche le competenze per svolgere i ruoli. Quindi quando parliamo di delle fondazioni che hanno, come ha detto il Presidente, la capacità di capire sui territori, anche di selezionare, anche di essere emissari, per esempio, di Cassa Depositi e Prestiti, bisogna anche interrogarci se poi le fondazioni tutte, parlo di quelle piccole, quelle grandi, sicuramente hanno le competenze per svolgere questo ruolo. E allora quello che a livello di sistema sarebbe forse opportuno è che si mettesse a disposizione, come ACRI, anche di queste fondazioni, delle competenze, consulenti, che possano da questo punto di vista essere di ausilio agli enti locali, che ricordiamoci sono, come ci ha ricordato anche il sottosegretario Guerra, sono i principali attuatori del PNRR, perché quando parliamo del futuro dei 30 anni, ora i 30 anni mi permetto di dire, noi siamo quasi tutti della Silver Generation, quindi parlare di 30 anni è anche un esercizio di ottimismo da questo punto di vista. Noi dobbiamo pensare, che parliamo dei primi 5, che sono quelli che riguardano il futuro del paese. Ecco, i primi 5 magari mettiamo a disposizione le nostre competenze per cercare di aiutare gli enti locali a affrontare veramente il PNRR. Bene, bravo Andrea, grazie, efficace, devi essere più sintetico. Primo cartellino giallo, primo cartellino giallo, perché poi altrimenti qua ci cacciano. Le tue due parole, esperienza e visione, mi pare che mettiamo dentro tutto e ci siamo. E passerei subito al secondo giro di tavolo, dove dobbiamo essere veramente efficaci e veloci, anche perché riguarda le aspettative personali per i prossimi 30 anni. Scegliere una cosa che auspichiamo come Presidente possa accadere e soprattutto una cosa nella quale possa essere utile la Fondazione. Comincio dal tema al quale tengo in modo particolare. L'abbiamo sentito trattare anche ieri di fronte a certe slide della dottoressa De Romanis, è un tema fondamentale ed è quello dell'orientamento. Orientamento che va trattato con decisione lato costi, non solo economici, ma anche costi sociali, perché il mismatch che c'è fra il percorso formativo e le richieste del mondo del lavoro lavorano più di un punto sul PIL. La dottoressa De Romanis richiamava tutti l'esigenza di andare a cercare dei punti di PIL. Se noi riusciamo a indirizzare l'orientamento partendo dalle medie, perché dalle medie che i ragazzi devono sapere, avere già conoscenza di che cos'è il mondo, e dalle medie magari possono pure influenzare le famiglie nelle loro scelte. Quindi partendo da lì io so che le fondazioni possono fare qualcosa su un tema che è non più rimandabile ed è un tema discriminante per il bilancio e per la nostra competitività. Quindi su questo giro di tavolo non parto da te, Marcello, adesso parto da Mario. Ti va, Mario? Te la senti? Dimmi un auspicio personale per i prossimi 30 anni. Io personale richiamo a quello che da qualche mese, da quando sono presidente della Fondazione e Banca del Monte, cerco di esprimere, e cioè il richiamo a due precetti che poi vanno calati in due realtà molto importanti. I precetti sono quelli della Costituzione, della solidarietà e della uguaglianza. Dove vanno calati questi progetti? Questi precetti, nei progetti della Fondazione, che riguardano in particolare la formazione e quindi la tutela della scuola e della università pubblica, sottolineo,
come elemento di uguaglianza e solidarietà. E quindi io da mesi sto dicendo e sto portando avanti alcune idee che servono a tutelare la pubblicità, tra virgolette, delle istituzioni, ma con un'attenzione particolare alla cultura e all'arte di questo paese, che fa parte dell'educazione. L'altra cosa è quello della longevità. Anche qui vi è un tema di solidarietà e di uguaglianza. Per me gli anziani devono essere tutti uguali e devono sentirsi parte di una comunità. Questi sono i precetti che io sto in questo momento, come dire, incanalando nelle attività della fondazione che presiedo, e spero proprio di riuscirci. Ottimi auspici, grazie, grazie Mario. Carlo. Io certamente questo tema della formazione, io lo declinerei ed in un modo un po' più, se volete, puntuale. Cioè, stamattina abbiamo sentito la Silver Economy, no? Io facevo una battuta. Io sognerei una Young Economy, cioè un'attenzione al protagonismo dei giovani. Cioè, benissimo la formazione, facciamo tante cose anche su questo, ma ripeto, qualcosa che vada oltre, per le fasce di età, diciamo, degli adolescenti, credo ci sia un grosso lavoro sul tema che prima accennavo, sulla povertà educativa, comunque un grande impegno per l'educazione. L'altra, sul fronte dei più grandi, fare in modo, non ho una soluzione pronta, ma fare in modo di rendere i giovani protagonisti. A me questa faccenda dell'invecchiamento della nostra società credo che sia un dato estremamente preoccupante, ma non solo perché la spesa previdenziale eccetera va fuori controllo, ma voglio dire, un paese di ultra 65 anni è un paese più povero rispetto a quello, no? Perché i giovani sono portatori di idee, di innovazione, insomma è inutile che qui faccia cose, e ve lo dice uno che naturalmente probabilmente sono fra i più vecchi in questo contesto. Su questo ci innesterei il tema delle politiche di genere, altro tema di grande importanza, perché su questo, insomma, non la voglio far lunga, ma chi l'ha illustrato non me lo ricordo, ma si è visto, mi pare sempre la professoressa De Romanis, cioè i dati sull'occupazione femminile mi sembra siano anche questi da tenere assolutamente in considerazione. Un secondo aspetto rapidissimo è aiutare, io qui faccio riferimento molto alla realtà che conosco meglio, che è quella appunto della provincia di Siena, lavorare per innestare nel mondo delle imprese diciamo il grande valore dell'innovazione. Noi cerchiamo di farlo per esempio nel campo dell'agri-food, no? Facendo, e anche qui torna al discorso dei giovani, perché per esempio abbiamo finanziato dei progetti di formazione rivolte alle aziende. Le aziende, abbiamo scoperto che ci sono un sacco di giovani, cioè c'è la seconda, la terza generazione anche in campo dell'agricoltura, che quindi mi sembra, e anche qui diciamo l'innovazione è il presupposto per il tema della sostenibilità ambientale, sociale, soprattutto sociale. Grazie, grazie Carlo. Marcello, eccolo. Ma io credo che ci sia un'altra parola da mettere. No. Ci vuole, perché questa credo che poi le riassuma un po' tutte. Autonomia. Bisogna lavorare sui prossimi 30 anni affinché quella fragilità che diceva Carlo, e al quale un po' anch'io, al quale mi riconosco, ma questo è un pessimismo di base che cerchiamo di lasciare un attimo da parte. Io credo che sia l'unico modo per cercare di, perché poi sì, abbiamo detto ideali, ma insomma io credo che la fondazione che
ho l'onore in questo periodo di presiedere, insomma, gli auguro solo di poter continuare così come ha fatto finora. E però ecco, non si può rimanere autonomi da soli, bisogna che si rimanga autonomi tutti, bisogna che però si capisca che l'autonomia si conquista diventando autorevoli. E anche qui c'è bisogno, pericoli ce ne sono tanti, moltissimi, alcuni interni, la politica, le cose, tutti i condizionamenti che ogni giorno provano, altri esterni, alcuni anche veramente pericolosi, e mi fermo qui. Comunque davvero, se noi solamente stando tutti insieme, la coesione, se ne abbiamo parlato, senza troppi sotterfugi, con estrema, diciamo, chiarezza e con estrema capacità di confronto tra noi, senza nessun tipo di remora, e riusciamo a costruire il sistema delle fondazioni di origine bancaria di seconda generazione, e credo che veramente questo dovrebbe essere ciò che ci dovrebbe guidare da ora in poi. Mi auguro tanto di riuscirci, se no tra 30 anni qua non c'è più nessuno. Ora Marcello, ho messo la parola che dovrà per prima, perché è da lì che bisognava partire. Okay. Bene, Andrea. Diciamo che la nostra realtà è una realtà che ha due facce. Una faccia è quella di essere la città più vecchia nella regione più vecchia d'Italia, perché La Spezia ha questo primato, quindi, probabilmente un po' perché la Liguria è un po' la Florida italiana, però siamo la regione più vecchia e Spezia è la regione più vecchia. Quindi abbiamo un problema che sicuramente è quello degli anziani, della generazione Silver, come è stata chiamata, che sicuramente ci impegna dal punto di vista di quella che è la parte welfare, assistenza, ma che può rappresentare anche un'opportunità, come ci è stato spiegato oggi, anche a livello di investimenti, di infrastrutture, che possano essere infrastrutture sia dal punto di vista immobiliare, ma anche dal punto di vista, come abbiamo visto oggi, di nuova imprenditoria rivolta a questa generazione. Poi abbiamo un altro tema, la Spezia ha perso nel giro di 50 anni 30.000 abitanti. Una grande riconversione industriale ha portato sicuramente alla perdita di abitanti, ma soprattutto ha avuto il fatto di non essere città universitaria, ha comportato la perdita di competenze e di capacità. Molti ragazzi, dopo essere andati fuori città a studiare, rimangono a vivere fuori. Questo vuol dire un impoverimento di una comunità molto pericolosa. E allora, dal punto di vista della formazione e dal punto di vista dell'istruzione, la Fondazione ha avuto il merito in questi anni di portare un polo universitario, quindi la sezione distaccata dell'Università di Genova, che ha avuto un grande successo in questi anni, l'esperienza sta andando avanti in maniera positiva da oltre 10 anni, portando tra l'altro dei corsi di laurea di ingegneria nautica e di design nautico che sono strettamente connessi con la filiera produttiva che si è creata in città. Ci sono tutti i più grandi produttori di nautica, di yacht del nostro paese, quindi del mondo, per cui c'è un link immediato tra quella che è l'istruzione e quello che è il mondo del lavoro. E ultimamente abbiamo anche portato avanti, abbiamo creato insieme alla Conferitaria un incubatore che ha avuto un successo clamoroso, un incubatore che abbiamo chiamato Nautilus, in questo che è dedicato soprattutto all'economia del mare. Ci sono stati 80 progetti che si sono presentati di giovani, di progetti di nuova imprenditoria, di start-up, hanno avuto un grande successo. Abbiamo coinvolto investitori istituzionali in questa collaborazione tra e investitori privati, di questa collaborazione tra istituzioni, pubblico, privato e fondazioni. Quindi da questo punto di vista io credo che il nostro dovere sia quello di guardare, sì, sicuramente salvaguardare una generazione che invecchia, ma guardare i giovani. E lì dico una cosa, l'ascolto. Ecco, noi ascoltiamo, abbiamo tanti tavoli, ascoltiamo poco i giovani, forse un tavolo dedicato a loro per sapere, perché i prossimi 30 anni li vivranno loro, il paese lo diamo a loro. Ecco, forse dovremmo aprirci un po' di più a quelli che sono l'ascolto dei giovani, certo, rispetto a quello che loro si aspettano, certo, che noi li portiamo avanti e quello che le fondazioni sul territorio, certo, possono fare per loro. Chiaro. Grazie Andrea.
Cristina, tu hai ampia delega a fare l'ultimo intervento, ti ricordo solo che quando spariscono i numeretti verdi tuonano i televisori, quindi vedi tu. Beh, questo è il difetto di essere vedi ultimi, tu, per cui vedi tu. Devo dire che li trovo tutti condivisibili, per cui è davvero difficile adesso. La mia aspettativa di cuore è quella ovviamente dell'occupazione giovanile, e penso ce l'abbiamo tutti, perché i giovani sono le nostre energie, servono ad aiutare la crescita del paese, alla crescita demografica. Abbiamo visto ieri con la professoressa De Romanis che cosa significa l'occupazione per il nostro paese, un paese dove il rapporto giovani-anziani è 1 a 5, quindi sì, noi abbiamo secondo me il dovere di occuparci dei sì, giovani, per cui in primis l'occupazione e a questo punto io aggiungo anche l'occupazione femminile, perché ieri appunto la professoressa ci ha spiegato che cosa significa incrementare l'offerta di lavoro per il mondo del genere femminile, in quanto non solo aumenta la crescita del sistema economico, ma diminuisce anche il gender gap, cosa che se vogliamo una crescita sostenibile nel nostro paese non possiamo dimenticare, uno sviluppo sostenibile. Per cui io sicuramente di cuore direi che dobbiamo occuparci di questo, già anche noi nella nostra fondazione lo stiamo declinando per il prossimo triennale guardando ad un orizzonte più breve, e credo che dovremmo anche iniziare a fare dei percorsi più partecipativi per i giovani anche nella nostra programmazione, perché effettivamente noi collaboriamo e ascoltiamo molti soggetti principalmente istituzionali, ma molto spesso dimentichiamo la voce anche dei giovani e delle nuove generazioni, per cui dovremo costruire dei modelli che permettono anche a loro di partecipare alla costituzione dei nostri programmi. Grazie, grazie Cristina. Abbiamo finito la nostra tavola rotonda, però consentitemi solo, quello che sto per leggervi non è il prodotto finito di questa tavola rotonda. Un sistema che riesce a esprimere queste parole chiave con questi valori è un grandissimo sistema. Ve le leggo. Autonomia, autorevolezza, ideali, ascolto, recupero e restituzione, programmazione e reti, lettura, di lettura, sistema, esperienza, visione. Beh, io credo che possiamo avere grande fiducia nei prossimi 30 anni e grande attaccamento alle nostre fondazioni. Grazie a tutti.